Questo programma è stato offerto da San Pellegrino che ha arrancato la giornata. Oggi sarà un episodio abbastanza corto, ma alquanto interessante, perché il primissimo episodio di Striscia Notizia non è come ve lo immaginereste. Tanti anni fa, in prima liceo, poco prima di entrare a scuola, quindi si parla delle 7:15, 6:30 del mattino, mi sintonizzavo su un canale, non mi ricordo quale assolutamente, per guardare un programma chiamato Super Trambusto. Ma che trambusto è questo qua? Super Trambusto. Ma quanto costa? Era una specie di Striscia la Notizia, dove però non c'erano dei veri servizi, ma soltanto degli sketch comici, una fusione tra Striscia e Mai Dire Gol. Mario! Salve, salve Gaspare! Momento, Mario! Ma sempre Mario! Hai messo le ciotole fuori per la multipla! Io non so quanti di voi si ricordino di questa cosa qua, anche perché molto probabilmente era una cosa regionale. Ma mi piegavo in due dal ridere a guardarlo. C'erano questi due strampalati conduttori e uno dei due era Gianluca Ansanelli, che sicuramente vi ricorderete per essere lo sceneggiatore di Omicidio all'Italiana, il film di Maccio Capatonda, e di essere il regista di Troppo Napoletano. E loro durante le puntate lanciavano questi finti servizi che in realtà erano degli attori comici che facevano vari personaggi, appunto molto simile a Mai Dire Gol. Perché vi sto raccontando questa cosa qui? Perché il primo episodio di Striscia la Notizia ha più in comune con Super Trambusto che con Striscia la Notizia stessa. Prima di immergerci nell'episodio partiamo dai due conduttori, Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo. Ve lo ricordate Gianfranco D'Angelo? Io me lo ricordo molto bene perché è uno dei primi showman, uno dei primi attori comici che guardandolo mi faceva dire porca miseria, è un talento naturale. Io inventare potente insetticida per distruggere tutta umanità minorata, sì! Grandissimo attore di teatro, ha fatto anche un sacco di cinema, un sacco di televisione italiana. Purtroppo però è uno di quei personaggi che man mano è sempre più sparito dalle telecamere, è rimasto soltanto a fare tanto teatro, ma purtroppo in Italia se fai teatro e non la televisione sei praticamente sparito. L'ultima cosa che mi ricordo di aver visto del signor D'Angelo è questa locanda d'angelo, questa specie di sitcom, questa situational comedy dove lui gestisce una locanda con la sua famiglia e non succede niente per ogni singolo episodio, semplicemente è una di quelle cose che si fa per pensionamento in televisione. Ti dicono, ti va di fare una roba col tuo nome dove però ti diverti davanti alle telecamere a cucinare un po'? E tu dopo 50 anni di carriera dici, certo. Wow, bravi, complimenti. A me ho cucinato io. Ezio Greggio invece, per me, è difficilissimo parlarne perché è uno dei miei più grandi guilty pleasure. Ogni singola cosa che lui abbia fatto a livello attoriale, a livello di scritture, a livello di showman, a livello di comico, anche se mediocre, anche se odiato da tutti quanti, c'era sempre quel qualcosina che mi diceva però bravo. Per anni e anni il suo masterpiece cinematografico Box Office 3D è stato dilaniato dalla critica. Ebbene, ho detto, sono Don Diego della Vega! Don Diego della Sega! Avevano ragione, però c'è sempre qualcosina che mi ha fatto spisciare dal ridere. Nel film c'è una singola battuta nella parte della parodia del gladiatore che secondo me è una genialata sottovalutata. Aveo Massimo. Oh, aveo Cesara. Cioè, lei è Cesara Bonamici e lui dice Ave Cesara perché sembra Ave Cesare, ma in realtà è Cesara perché lei è Cesara Bonamici. Che maestro, cazzo, solo da imparare. Striscia la Notizia è molto più importante di quello che potrei mai dire nella mia vita. Non tanto a livello di programma in sé, di contenuti, quanto la molle di episodi che io mi sono portato dietro per anni e anni e anni. Cioè, il primo episodio di Striscia Notizia è del 1988, il mio cazzo di anno di nascita, e 32 anni dopo è ancora qui e a me ogni tanto capita anche di guardarlo. Tutti i servizi di Capitan Ventosa, tutti i tapiri rotti in testa a Staffelli, tutti i cambi di presentatori che ci sono stati da Ficarra e Piconi, Michel Hunziker, Gerry Scotti. E questo video chiude la mia trilogia su Striscia la Notizia, che è partita con Vanna Marchi, è continuata con il Gabibbo e finisce con il loro primo storico episodio. Prima di tutto,
dura soltanto 8 minuti, perché la struttura era anni luce rispetto a quella che è attualmente con i servizi, con le inchieste, eccetera, eccetera. No, è presentato come un giornale radio di Italia 1, il cui contenuto è soltanto una serie di piccoli microscopici sketch comici ironici. Un accordo con lui è davvero difficile. La puntata parte in uno studio orrendo. Sembra l'unione di più pezzi di altri studi, tipo del pranzo è servito, no? Gli scarti che buttavano, loro ci hanno fatto un piccolo set, che tra l'altro siano lì. Loro sono seduti su delle scrivanie uscite direttamente da una puntata dei Jetson, ma tralasciando l'impatto grafico, la primissima cosa che viene mostrata sono le veline, che non sono una, non sono due, ma sono quattro, e arrivano con la posta pneumatica. Entrino subito le nostre veline. Naturalmente, mentre uno sbuffo d'aria alza la gonnella. Tra l'altro, il primissimo argomento di cui parlano è la strage di Ustica. Wow, è morta gente. La cosa carina è che quando mandano uno dei finti servizi, tipo a Mosca, a Parigi o a New York, loro sono realmente a Mosca, realmente a Parigi e realmente a New York. In un modo un po' strano, è molto figa come cosa. Fantastica! Poi sia Greggio sia D'Angelo si travestono per fare un personaggio. E devo dire, per essere un format di 7-8 minuti soltanto comico satirico, non è male. È solo molto, molto raffazzonato come pacchetto. Per esempio, in un'inquadratura forse un po' troppo larga si intravede un cameraman che scappa all'improvviso dopo aver filmato il corpo delle veline. E Zio Greggio, probabilmente per l'emozione, si impappina in continuazione. Senatore, riuscirà Zanone? Dunque, Stefani di Monaco ci ricade. È incredibile, perché su YouTube una cosa del genere non stonerebbe. 7-8 minuti di sketch e battute. Nell'anteprima puoi anche mettere delle donne, perché effettivamente ci sono, non è clickbait, e sei a posto. Quindi le veline ci sono. La satira c'è, non fa molto ridere, abbiamo tutti i check di Striscia Notizie, ma ne manca uno, mancano quelle finte prese per il culo a Silvio Berlusconi, dove in realtà tu gli esalti la vita. È un peccato. Intanto vi potete vedere il telefilm 5 ragazze e un miliardario, praticamente la vita di Berlusconi. Le principesse son caramelle.